Si chiama Panorama Italiano, la rassegna che è stata inaugurata a Murano Calabro con una mostra di artisti provenienti da tutta Italia e dalla Calabria, allo scopo di promuovere attraverso la forza trainante ed energetica dell'arte contemporanea il patrimonio storico, artistico e culturale del Pollino, inteso come eccellenza del panorama italiano. Un modello ancora valido a giudizio del critico d'arte Gianfranco Lambrosciano di ciò che chiama la prima percezione visiva degli italiani, ovvero il paesaggio con tutte le implicanze ambientali ed antropologiche. Un panorama di artisti, insomma, in un panorama di più ampia e limitata estensione spazio-temporale. È un panorama dell'arte italiana, dell'arte contemporanea, perché in questa manifestazione ci sono artisti che provengono da tutte le parti d'Italia, e quindi un panorama nel panorama vero, autentico, fra i più belli d'Europa, che è il Pollino. L'idea è di valorizzare, di fare in modo che l'arte contemporanea trascina un po' con un'altra bellezza, perché l'arte è l'emblema, il vessillo, la bandiera della bellezza, trascina con sé un carro che è quello autentico del territorio italiano. Una grande occasione è quella dei Panorama Italiano prima edizione itinerante ospitata nella società. Che cosa vuol dire? Cioè, per Murano è una grande, diciamo, immensa soddisfazione, perché accogliere tutti questi professionisti dell'arte non può che dare un lustro a Murano.